Guillaume Tell va in streaming dal 7 di aprile fino al 9 di luglio, quindi non avete nessuna scusa per perderlo sulla piattaforma di Opera Vision. Mi raccomando, è un'opera meravigliosa ed è uno spettacolo meraviglioso. È l'occasione di seguire integralmente quest'opera in un allestimento veramente di una forza incredibile, di quelli dove tutti gli elementi del cast, dal primo dei solisti a ogni corista, ogni figurante, ogni ballerino, il direttore Michele Mariotti, l'orchestra del Comunale di Bologna, la regia di Graham Wick con le coreografie meravigliose di Ron Howell, guardate le coreografie del terzo atto. Io ho visto lo spettacolo quasi 10 volte in teatro e ogni volta c'era un dettaglio che si scopriva pur rimanendo il disegno generale teatrale sempre chiaro e lucido, non perdetelo e non perdete quelle bellissime interpretazioni di tutti, cioè Luca Titoto crea un personaggio fantastico solo di Gessler che solitamente è drammaticamente importante, ma quasi un comprimario, comunque un basso cattivo. E niente di più, lui crea un personaggio fantastico, Simone Alberghini, che meraviglioso, Mechtal, vedrete la scena della sua morte, impressionante, anche il suo rapporto con Juan Diego Flores, che interpreta suo figlio in maniera molto credibile, anche fisicamente, Nicola Laimo, commovente, emozionante, poi una schiera veramente. Veronica Simeoni, Amanda Forsyth, Celso Albelo come pescatore di lusso e naturalmente avendo scritto un libro sulle opere sulle donne di Rossini, oltre alla bellissima Edwige di Veronica Simeoni, non posso che segnalarvi la Mathilde di Marina Rebeka che grazie anche all'apporto di Graham Wick, a Michele Mariotti, ai bellissimi costumi, all'integralità soprattutto dell'opera che le permette veramente di esprimere tutto quello che Rossini ha scritto per lei, riesce a essere un personaggio chiave di quest'opera, mentre invece era stato a lungo sottovalutato. Quindi ci sono insomma tutti gli elementi per dirvi guardate questo Guillaume Tell che ci racconta anche come una storia di una insurrezione medievale riraccontata nel 1829 possa parlarci di natura, di politica e di umanità in modo così attuale. Quindi non perdetelo. Arrivederci.